Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbert, per chi non lo sapesse sono un ragazzo di 22 anni che studia economia aziendale all'università, oltre a questo sono anche socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. Detto questo ci tengo a precisare che se, e dico se, questo video qua raggiunge i 50 likes entro oggi, quindi entro il 25 novembre, il video sulle azioni da acquistare a dicembre ve lo porto, anziché mercoledì prossimo ve lo porto domenica il 29, così avete tutto il tempo per ev eventualmente fare le vostre valutazioni. Ve lo potrei portare il 29 anziché il 2 dicembre. Detto questo, spero che appunto questo video vi possa piacere e vi possa interessare. Allora, nel video di oggi voglio parlare di quella che è la mia strategia di investimento. Per chi non lo sapesse, prendo come benchmark, ovvero come punto di riferimento, l'S&P 500, che ha come rendimento medio circa un 10% annuo. Vuol dire che ipoteticamente nel lungo periodo, se tu investissi 100 euro adesso, il prossimo anno potrebbero diventare 110, l'anno dopo faresti il 10% su 110, non su 100, e quindi sarebbero 121, poi 133 e così via. Io, essendo che passo molto del mio tempo a fare analisi di aziende e comunque interessarmi a questo mondo qua, io voglio fare più del 10%. Perché se no mi basterebbe semplicemente comprarmi un ETF che replica l'S&P 500 e avrei in teoria, statisticamente visto lo storico, un 10% annuo. Essendo che uno, io ci passo più tempo e quindi voglio fare stock picking, cioè quindi acquistare azioni singole anziché acquistare l'ETF, e due, non voglio investire nell'ETF in sé perché magari all'interno dell'S&P 500 ci sono aziende che io non comprerei, quindi non voglio investire i soldi in quelle aziende lì. Quindi, ad esempio, per dire, non voglio investire nelle aziende come i produttori di tabacco, quelle cose lì, e quindi semplicemente decido di non investirci sopra. Detto questo, la mia strategia è quella di selezionare aziende che statisticamente, secondo me, potrebbero fare più del 10% annuo. Quindi mi sono creato un file Excel che tra l'altro è disponibile per i miei abbonati. Mi pare che per il file Excel basti il l'abbonamento livello 2, quindi per chi fosse interessato basta che faccia l'abbonamento. Tra l'altro, questo file Excel qua l'ho completato negli scorsi giorni, quindi gli abbonati attuali non l'hanno ancora ricevuto, ma mi pare che il 1° di dicembre lo invierò a tutti gli abbonati, visto che l'ho aggiornato e io ogni volta che lo aggiorno ve lo mando perché mi sembra giusto, anche perché l'abbonamento è mensile, quindi ogni mese io vi do il meglio che posso dare. Detto questo, andiamo a vedere qual è la mia tabella di valutazione delle aziende. Io cosa faccio? Semplicemente vado a farmi un recap inserendo ad esempio FB di Facebook. In automatico tramite Google Finance mi va a prendere il prezzo, l'EPS e il PE ratio. In base a questi dati qua e inserendo tutti questi dati qua, tutti i dati che ho deciso io di inserire, e guardandomi la situazione finanziaria e tutto il resto, mi fa un calcolo di quello che potrebbe essere un buon prezzo di acquisto. Il buon prezzo di acquisto è semplicemente determinato da un rendimento minimo che voglio avere del 10%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io stimo tramite questo modello di calcolo qua il prezzo dell'azione fra 5 anni, e una volta che so il prezzo dell'azione tra 5 anni faccio un'operazione che si chiama attualizzazione, cioè porto quell'importo lì ora, e nel farlo sconto un 10% annuo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che cerco di capire a che prezzo dovrei acquistarla adesso per avere un rendimento del 10% annuo se il prezzo che ho deciso io fra 5 anni si verificherà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, se io so che, vi faccio un piccolo breve calcolo io così vedete come funziona. Se io investo 100 e ottengo il 10% annuo, vuol dire che devo fare per 1,1. Poi otterrò il 10% anche su questo importo qua, quindi per 1,1 uguale, per 1,1 uguale, per 1,1 uguale, per 1,1 uguale. Ipotizziamo che questo qua sia l'importo dell'azione fra 5 anni. Io cosa devo fare per portare quell'importo lì ad adesso per sapere a quanto dovrei acquistarla? Io semplicemente faccio così. Adesso poi il calcolo non è quello che vi sto facendo vedere perché è una formula, si chiama attualizzazione, però ve lo spiego. Io faccio semplicemente diviso 1,1 uguale
diviso 1,1 uguale diviso 1,1 uguale diviso 1,1 uguale diviso 1,1 uguale. In modo tale che io faccio l'operazione inversa della capitalizzazione composta e so che se tra 5 anni il prezzo dell'azione sarà 161 e io voglio ottenere un rendimento del 10%, devo acquistarla a 100. Essendo che i miei calcoli non sono perfetti al 100%, io mi tengo un margine di sicurezza del 20%, in modo tale che non acquisto aziende, ad esempio qua, io faccio ancora per 0,8, in modo tale che so che se io acquisto a 80 e l'azione tra 5 anni varrà 161, io non solo avrò un 10% di rendimento, ma avrò anche questo 20% qua. Questo è un margine di sicurezza, si chiama appunto margine di sicurezza, come vi dicevo. Quindi, per farlo, io utilizzo questo modello di calcolo qua. Essendo che io però non è che voglio avere rendimenti maggiori dell'S&P 500 rischiando di più. Infatti, come vedete, il mio portafoglio è molto, molto, molto diversificato. E per chi non lo sapesse, sì, sto battendo l'S&P 500. Infatti, come vedete, io sto ottenendo un rendimento del 29,81% dal 14 di aprile, quindi 29,81% dal 14 di aprile. Se voi andate a vedere l'S&P 500, allora 14 di aprile, fate il calcolo, l'S&P 500 sta guadagnando il 27,73%, quindi meno di me. E come potete vedere, io ho tantissime aziende, ce ne ho, mi pare una sessantina. Questo mi permette di essere diversificato praticamente come l'S&P 500, perché secondo diversi studi, oltre le 40-50 azioni, il rischio di diversificazione non è che si diminuisce più di tanto. Quindi avere 50-60 azioni non cambia tantissimo rispetto ad averne 500. Quindi secondo me il rischio è praticamente lo stesso. Poi ovviamente è un po' più alto il mio. Ma detto questo, dovete considerare anche che il margine di sicurezza in teoria mi permette di essere abbastanza più sicuro. Ci tengo poi a precisare che io ho avuto un rendimento di circa il 30%, mentre un 27% dell'S&P 500, ma io ho fatto un piano di accumulo. Per chi non lo sapesse, io investo ogni lunedì e ogni lunedì investo 100 euro. Questo vi fa capire che non solo se io avessi investito tutti i soldi il 13 di aprile, il 14 di aprile avrei distrutto l'S&P 500, perché probabilmente avrei fatto un guadagno di circa il 50-60%, secondo me, se avessi messo tutti i soldi il 14 aprile. Però, come sapete, come vi dicevo, io non voglio rischiare più dell'S&P 500, io voglio rischiare poco. E per farlo, lo strumento migliore è il piano di accumulo, ovvero fare un dollar cost averaging, che vi permette di mediare sempre i prezzi acquistando una volta a settimana, o una volta al mese, o una volta a trimestre. L'importante è che investite sempre lo stesso importo ad intervalli regolari. Per chi non lo sapesse, io investo ogni lunedì della settimana. Detto questo, una volta che ho compilato appunto questo file qua, ho creato un altro file dove in automatico mi va a fare il riepilogo. Mi va a fare il riepilogo e mi dice attualmente quali sono le aziende che hanno più margine di sicurezza. E io ogni lunedì mi guardo questo file qua e decido su quali investire i miei 100 euro. Essendo che investo in aziende che hanno più del 20% di margine di sicurezza, ed è per questo che in teoria sto avendo un rendimento così alto, perché secondo i miei calcoli dovrei fare un rendimento di più del 10%, ma non solo sto facendo più del 10% in 7 mesi, ma lo sto facendo il 29,81% in 7 mesi. Poi questo qua è un anno particolare perché i mercati erano crollati e sono risaliti in frettissima. Su questo non c'è nessun dubbio. Infatti la mia strategia si capirà se avrà senso solamente nei prossimi 3, 4, 5 anni. Questa attualmente è la mia strategia. Detto questo, per chi volesse ogni lunedì ricevere le azioni su cui io investo, per puro scopo informativo, ci sono i vari piani di abbonamento. Potete sfogliarveli e oltre ad avere questo vantaggio qua, ne avrete mille altri, ne avete tantissimi altri, come ad esempio l'accesso 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo mio portafoglio qua. Quindi se siete abbonati avete il link che vi permette di accedere a questo sito qua che vi fa vedere il mio portafoglio 24 ore al giorno, come vi dicevo. Detto questo, spero che questo video informativo possa esservi di aiuto.
vi ricordo che domenica, se questo video qua raggiunge 50 likes entro oggi, vi porto il video sulle tre azioni da comprare a dicembre. Ricordo inoltre che se avete piacere iscrivetevi al canale perché ho visto che tantissimi di voi guardano i video ma non sono iscritti. Detto questo, io spero che nel complesso questo video qua possa essere informativo. Nel complesso spero che mi lasciate qua sotto nei commenti il vostro parere e se avete qualsiasi tipo di domanda lasciatemela pure che vi rispondo sempre a tutti. Bella ragazzuoli!